Francesca, sei qui a Sanremo in questo delirio, come va? Come... che atmosfera respiri qua? Ehi, l'area sanremese si sente, tutti gli effetti, ogni volta venire qui è sempre... no, è bello perché poi incontri un sacco di gente, giornalisti, amici, poi c'è Lorenzo Fragola, non potevo non venire. Senti, a proposito del tuo singolo, che a me piace tantissimo, sta riscuotendo un certo successo, tra l'altro io non so se lo sai che qualcuno l'ha caricato su Dubsmash. E su Instagram girano i video dei vostri fan, è fantastico. Sì, è bellissimo quando poi i giovani si comunque, come posso dire, si vedono in quelle parole, è la cosa più bella per noi. Ed è un pezzo che abbiamo scritto con grande amore, è un pezzo che parla d'amore, è un rap poetico e niente, è uscito grazie alla produzione artistica di Luca Rustici, abbiamo scritto interamente il pezzo noi con produzione Sony, distribuzione Sony. E poi il videoclip è uscito su Vivo da pochi giorni e l'abbiamo girato a Salerno, interamente a Salerno, che appunto è la mia città natale. Ci siamo divertiti perché siamo due banditi che usciamo da questa banca e facciamo una rapina. Poi io purtroppo lascio a piedi Pietro, nel senso che scappo via e non torno mai più. Senti, invece, diciamo, indipendentemente dal video, come procede questa collaborazione? Tu stai portando avanti dei progetti da solista, dici un po' cosa riserva il futuro per i Comminuet e per Francesca? Ma noi abbiamo tanti inediti con i Comminuet, abbiamo scritto tanto, quindi speriamo che questi inediti avranno la luce che meritano. Per quanto riguarda Francesca Monte, avevo accantonato prima di X Factor il mio album da solista, che ho scritto e composto interamente io, quindi vedrà la luce sicuramente a breve il mio album, ci sto lavorando e in più sto comunque collaborando con un top DJ italiano, Federico Scavo, quindi uscirà anche una release in estate con lui. Ma non è che magari quest'estate ti ritroviamo al Giffoni? Perché io so che tu sei un abitué, anche noi siamo lì, c'è una community fantastica lì, è bellissimo, sarebbe bellissimo riaverti. Ci rivedremo sicuramente. Senti, invece c'è Lorenzo in gara. Io so che voi avete tenuto un rapporto bellissimo, perché sui social, non solo con Lorenzo, dico proprio con tutti quanti. Cosa ne pensi del suo brano? Ti piace? Secondo te come sta vivendo questa avventura? Ma lui è timidissimo. È una persona eccezionale, ha un talento davvero raro. E l'abbiamo conosciuto come un ragazzo semplice all'interno di X Factor. E quindi con tutti i ragazzi abbiamo stretto un rapporto vero, infatti ogni occasione è buona per far baldori, a vederci, abbiamo una chat privatissima dove ci scriviamo le peggio cose, tipo 150 notifiche al giorno, a volte non riusciamo neanche a leggerle, però il brano devo dire è molto bello e io l'ho ascoltato in anteprima già 20 giorni fa, quindi eravamo lì sul divano dei Rolling Stones a fare il tifo per Lorenzo, tutti quanti a cantare, quindi non possiamo non tifare Lorenzo. E le altre canzoni le sentite? C'è qualche artista in gara che ti piace particolarmente? Mi piace molto Chiara, ha una bella grinta quest'anno e finalmente si è vestita bene! Oh, che restyling proprio! Si è infighita! Senti, a proposito di style, tu sei testimonial di Puma, com'è nata questa collaborazione, continuerà, ti è piaciuto prestarti appunto? No, devo dire è una collezione molto bella, giovanile, la Capsule Collection che praticamente è in esclusiva per Abu Lab, in 150 negozi in Italia e in store, è una collezione dinamica, fresca, quindi la consiglio, acquistatela online perché davvero è bella. Perfetto, sperando di vederti presto, io spero di incontrarti per parlare appunto più approfonditamente di tutti i tuoi progetti. John Wick, grazie mille per il supporto, forte, a bomba.